a tutto il mondo. Oggi è una nuova giornata, è 27 maggio, domenica. I miei sono appena andati via, sono le 11:11 esattamente di mattina, quindi esprimiamo tutti un desiderio. Scrocio da sola. Comunque, appunto, dicevo, i miei sono andati via insieme a mia sorella perché sono andati in una zona qua vicino a fare praticamente una camminata in mezzo ai boschi, alle cose. E visto che non fa proprio per me, perché sapete che ho un problema soprattutto con gli insetti, e sta cominciando a fare caldo, quindi gli insetti saranno tipo raddoppiati se non triplicati se non peggio. Quindi ho detto io eviterei, così per dire, semmai mi vado a imboscare in qualche posto comunque un pochino fresco. Prima che vi spieghi cosa ho pensato di fare, devo spiegarvi perché sentite la mia voce così, con questo accento un pochino strano, soprattutto con le S e con le F. No, con le F neanche tanto, con le S. Se mi seguite su Instagram già lo saprete, altrimenti siete davvero delle persone cattivelle. Ho messo l'Invisalign, che è praticamente... Adesso ve lo faccio vedere. Una mascherina, anzi sono due perché sia quella sopra sia quella sotto, che fungono un po' da apparecchio. Vi ho parlato in un video specifico, se non l'avete visto ve lo metto nella scheda info, del mio problema con i denti, di tutto quello che è successo, eccetera, eccetera. Ho trovato questo dentista che è bravissimo, anche sotto vostro consiglio, che è Emanuele Puzzilli, zona Ostia più o meno. E dopo tutti quei dentisti che mi avevano detto che non c'era più niente da fare, lui è stato l'unico a dirmi: no, guarda, in realtà non è una cosa così complicata. Infatti, io questo Invisalign lo devo tenere soltanto 4 mesi. Come funziona? C'è una mascherina a settimana che poi, vabbè, mano a mano cambia di misura, no? Per poter spostare i denti. Si deve tenere come minimo 22 ore al giorno, togliendolo soltanto per mangiare. Infatti, ce l'ho da 2 giorni e io devo dire che sto anche mangiando proprio di meno, perché a volte magari ti va quella cosa in più, no? Però dici, oddio, devo stare a toglierlo, poi rimetterlo e sciacquare i denti e rifare, quindi ti passa la voglia. E mangi pure di meno. Adesso sto alla prima mascherina, l'ho messo appunto 2 giorni fa. Poi dovrò riandare a studio e mi metterà le altre. Sono molto felice, non vedo l'ora di vedere il risultato finale. E molto molto probabilmente, perché già mi state chiedendo un sacco di informazioni, a parte che potete scrivere tutto al dentista, ma farò un video alla fine dove vi parlerò della mia esperienza con l'Invisalign. L'unico difetto per ora che ho riscontrato è quello, appunto, che sicuramente mangi di meno, però probabilmente non è un difetto. E poi appunto ho questa S un pochino più strana, però per il resto niente. Vedete, questa è la mascherina. E poi tipo qua vedete che ci sono questi rialzini, che sono dei dentini che servono da trazione, tra virgolette, appunto per spostare il dente. Poi, parlato di questo, almeno non mi chiederete perché hai la S così, perché parli così, volevo vedere qui se al cinema ci fosse qualcosa. Sapete che io al cinema ci vado principalmente da sola. Non è una forma di, non lo so, chiusura, essere sociale, eccetera. Semplicemente io penso, almeno, però c'ho sempre questo problema che qua è buio, raga, che pizza. Comunque dicevo, io al cinema ci vado principalmente da sola perché secondo me si apprezzano meglio i film, non hai distrazione, non hai gente che ti parla. E quindi quando vado da sola c'è un film che mi piace solo a me, perché diciamo che la mia famiglia è più sui film comici, mentre a me piacciono più quelli di fantascienza, magia, supereroi e eccetera eccetera. Quindi principalmente appunto vado sola per quello. E poi in più voglio anche godermelo. È uscito qualche giorno fa Solo, a Star Wars Story, che è appunto la storia di Han Solo, che è uno dei protagonisti indiscussi di Star Wars. E appunto oggi volevo andare a vedere questo. Molto probabilmente andrò a quello delle 2:20, così ho tempo di fare tutto, se riesco, e dico se riesco. Vorrei anche riuscire a registrare un video. Entriamo nell'account, facciamo l'acquisto. Conferma acquisto, conferma acquisto. Ah, accendo il condizionatore così la stanza si rinfresca un pochino e posso passare l'aspirapolvere. Perché ieri ho pulito tutto, ho messo a posto, ho pulito. Raga, non potete capire, per pulire le mensole dei Funko Pop e tutti i Funko sopra, perché logicamente si impolverano, io ci passo 2 o 3 volte a settimana con uno spolverino, però comunque la polvere rimane sempre, quindi bisogna andare con un pannetto, no? Il coso per la polvere, lo spray. Quindi oltre a pulire
pulire appunto sopra gli specchi, sopra le cornici, sopra la TV che ho qua sopra e sopra le mensole. Ho pulito anche sopra i fanco e non è che sono poche le mensole e sopra, praticamente per quelli là mi sono ammazzata, ma ce l'ho fatta. L'unici che non ho pulito sono questi qua sopra, però l'avevo già fatto settimana scorsa, quindi magari può passare un'altra settimana. Così, ok. Una cosa che devo farvi assolutamente, e dico assolutamente vedere, per questo vi metterò qui e voi farete finta che io non abbia la maglietta di Harry Potter. Sono le mie due nuove scarpe, lo sapete che ormai, madonna, mi devo mettere così. Sapete la mia ossessione per le scarpe. Quindi sono uscite le nuove Converse che ha fatto in collaborazione con Miley Cyrus. Io ho adorato da subito questo modello appena l'ho visto. Purtroppo nei negozi tipo Footlooker, Hublab e insomma tutti questi negozi di scarpe da ginnastica e non ci stanno. E ho scoperto che quelle che piacevano a me, logicamente, erano soltanto acquistabili online sul sito della Converse precisamente. Infatti vi ho messo anche il link su 21 Buttons di queste scarpe perché vi sono piaciute tantissimo. E il modello in questione non è da tutti, me ne rendo conto, ma è questo. Che c'è una plait che è, sono tre dita, è tantissimo. Però guardate che meraviglia. Qua è tutta glitterata sulla base. Qui ha il simboletto appunto di Miley. E i lacci sono così, pazzesca. L'ho pagata una piotta. Però comunque è molto molto carina. Avendo il 40 di piede, non è che è proprio un modello che lo va a sfinare. Però chi se ne frega, sono fighissime. E altro paio di scarpe che forse sono ancora più fighe e che mi sono state mandate da un sito che vi lascio linkato qua sotto nell'info box. Sono le Yeezy dell'Adidas, quelle che ha fatto Kanye West. Non so come si pronuncino, però sono quelle. La cosa bellissima di questo sito è che loro mi hanno detto sono repliche. Ma se secondo me sono semplicemente tipo scarti di fabbrica. Stessa cosa che ha detto anche Kevin nel suo video. Perché non si spiega altrimenti, cioè sono identiche a quelle originali. Mia cugina ha quelle originali che ha comprato in America. E le ho chiesto, me le puoi portare, me le puoi far vedere così vedo se effettivamente sono repliche le mie. E raga, vi posso assicurare, sono identiche, identiche, identiche. Adesso vi faccio vedere come mi sono arrivate dal sito. Perché addirittura c'era la busta, la scatola e lo scontrino di Footlooker America. Questa è la scatola che mi è arrivata con scritto, vedete, Easy Yeezy Boots 350 V2 Designed by Kanye West. La scatola è quella originale uguale, fatta così. Qua ci sono tutte le informazioni del paio di scarpe. Io ho preso un 40, anche se probabilmente avrei dovuto prendere un 40 e mezzo perché calza molto aderente. E poi c'era appunto lo scontrino. Questa è stata una cosa che mi ha fatto un po', oh mio Dio, dire che cosa sta succedendo? Vedete, c'è scritto Footlooker e ci sta scritto il nome della cassiera, la data di acquisto 20 marzo 2018. Quindi, cioè, boh, mi sembra una cosa assurda. E poi c'è scritto il prezzo 220 dollari. Poi, vabbè, se siete mai stati in America sapete che c'è sempre da pagare le tasse. 13,20 di tasse, totale 233,20 dollari. Qua se riesco a metterlo a fuoco. Le ho aperte e mi sono trovata queste, che io tra l'altro ho già indossato. Probabilmente metterò anche oggi perché sì, sono leggermente piccoline perché altrimenti sono di una comodità, raga, pazzesca. E sono queste. Fatemi capire se vi sembra un modello fake, replica o quello che volete dire. Cioè, i materiali sono identici a quelli originali, identici. Cioè, io le ho messe e tutti quelli che ho incontrato mi hanno chiesto: mio Dio, dove l'hai prese? Dove l'hai prese? Perché qui in Italia sono praticamente introvabili. Io almeno ci ho provato per anni a prenderle, non sono mai riuscita. Qui ho detto: fammi buttare su sto sito e vediamo un attimo. Io le acquisterei anche di mia spontanea volontà proprio perché sono bellissime. Queste sono entrambe le scarpine. Io ho preso il modello nero con la striscia tipo beigiolina. Detto questo, la stanza si è finalmente rinfrescata. Andiamo a prendere l'aspirapolvere, che tanto dovrò passarla su tutto il piano. Dovete sapere che il mio cane Wendy, che è lì a dormire sul mio cuscino col letto disfatto, è terrorizzata dall'aspirapolvere. Quindi vi farò vedere che appena l'accenderò, lei scatterà come un pollo arrosto. Sei pronta? 3, 2, 1. Sciocchina! È giunto il momento del pranzo, o meglio, scaldare il pranzo, perché ieri abbiamo preso la pizza.
e logicamente io non l'ho mangiata tutta, me ne è avanzata tantissima, quindi adesso me la scaldo e mi guardo Famous in Love, che ha questa serie qui con Bella Thorne. Sto a metà della seconda, vedete, ve le faccio vedere indossate. Comunque per il resto outfit total black come sempre e si va al cinema. Allora mettiamo subito l'aria condizionata perché sennò si muore. Hi there, I'm Ron Howard, director of Solo, a Star Wars story. Getting a chance to explore such a unique and important chapter in the Star Wars universe has been an amazing experience. Pausa di metà film, quindi sono venuta a fare plin plin. Però per ora mi sta piacendo tanto. Torno al posto e poi fine film le mie consideration. Allora, appena uscita, sembra che faccia più caldo adesso che prima. Faccio breve. Allora, praticamente mi è piaciuto un sacco perché non ci stanno troppi riferimenti a Star Wars. Logicamente quella è il lasso di tempo, quelli sono i riferimenti, i nomi. Però ho apprezzato che non sia stato troppo Star Wars. Molto carino. Anche i personaggi che hanno scelto, che non sono troppi, quindi non ti sbagli tra l'uno e l'altro. Come voto, non vi dico troppo perché altrimenti faccio spoiler, quindi non vorrei mai. Però voto da 1 a 10, 7,5, perché poteva essere meglio logicamente. E questo lo dirò sempre. L'unico film a cui io darò sempre per sempre 10 è Avatar. Non lo do neanche Harry Potter 10. Quindi appunto vi consiglio di andarci, sì. Avete seguito gli altri? Non lo so, nel senso non è una prerogativa. Potete anche venirlo a vedere senza aver visto mai Star Wars. Questo è poco ma sicuro. Certo vi perdereste alcuni pezzetti, alcuni oh mio povero cuore, però insomma sì, mi è piaciuto. Adesso torno a casa, faccio una merendina perché sto a morire di fame. Io odio vedere i film senza sgranocchiare qualcosa, però ripeto, non mi andavo a togliere l'apparecchio, quindi non ho preso nulla, non mi sono portata nulla, ho soltanto preso una coca piccola e ho bevuto quella. Prima di tornare a casa, breve tappa al supermercato perché volevo prendere i peperoni, li vado a prendere e li facciamo. Quasi un'ora e mezza ad editare il What a Hit in a Day, non perché fosse particolarmente lungo, ma perché il programma ha cominciato a rifare i capricci, quindi e chiudi e riapri. C'è Gwenda che vuole venire in braccio, quindi ci ho messo un po', ma ce l'ho fatta. Quindi anche per questa settimana siamo a posto con i video, perché domani, che è lunedì, pubblicherò questo vlog, mentre appunto giovedì vedrete il What a Hit in a Day, quindi vi do anche questo spoiler se Gwenda mi fa parlare. Adesso ho messo i peperoni nelle bustine per poterli spellare, quindi adesso vado giù e li andiamo a spellare. Peperoni spellicchiati tutti. Qui sto preparando la base. Qui invece stiamo preparando le patate per fare la frittata di patate e la frittata di zucchine con queste qui avanzate. Ragazzi, c'è questo nuovo programma su Real Time che si chiama Dr. Pimple Popper. Gwenda che è salita sulla sedia. Gwenda, no! Sulla scrivania! Comunque, questo programma è di questa che scoppia brufoli, apre cicci di grasso, cioè è una figata. Se siete un pochino suscettibili, non ve la consiglio proprio. Però stasera c'è Amici, quindi probabilmente guarderò quello. Gwenda stava dormendo, ho acceso la videocamera e ho aperto gli occhi. E mentre stiamo guardando Amici, almeno cercando, perché è una noia pure Amici quest'anno. Piccola pausa da Amici. O meglio, è qui ma è muto perché praticamente ho sbagliato. Ecco perché bisogna sempre ricontrollare i video prima di metterli su YouTube. Perché in un punto mi sono scordata di abbassare la musica che ho messo di sottofondo. Quindi a una certa si sente sta sparata di musica che non sarebbe neanche un problema così grave. Se non fosse che magari qualcuno poi ascolta il video con le cuffiette e davvero gli parto in timpano, mi fanno causa. Quindi, onde evitare tutto ciò, ho rieditato il video e ricaricato. Cioè almeno lo sto ricaricando. Manca circa un'ora, fortunatamente non è lunghissimo, quindi si può fare. Gli struggle di noi youtuber. Tra l'altro sono le 11 e ho appena scritto al mio parrucchiere, infatti mi ha anche appena risposto, perché è un po' di giorni che mi accorgo questa cosa, specialmente quando faccio i capelli un pochino più mossi. Vedete che nella parte sotto, essendo che è tutto il mio colore, si nota lo stacco. Qui ci sono i miei e qui ci sono le extension. Quindi gli ho chiesto se questi possiamo schiarirli, così non si vede
questo gioco che fanno, vedete? Non quella sopra perché a molti non piace questa cosa che c'è, tipo uno stacco. Però a me piace, quindi io lo lascio così, giusto sotto per mascherare. Quindi dobbiamo fare questa cosa. E basta, io pensavo di salutarvi direttamente qui, anche perché la giornata di oggi è stata già abbastanza ricca, vi avrò fatto una testa tanta. Prima di salutarvi però voglio farvi vedere due prodotti che mi sono arrivati da Octoly. Sono due prodotti della linea Panda. Questo è il kit full face e poi abbiamo un rossetto. Adesso ve li apro perché sono qualcosa di magnifico. Logicamente, essendo dei campioni non per la vendita, hanno queste scatoline. Non fate caso che lì c'è Gwenda. Comunque, il rossetto è questo. Vedete, è fatto così con scritto Nico Panda Mac e qui c'è un panda. Il colore è Galactic Mint. Guardate che roba meravigliosa. Questo invece è il kit per gli occhi praticamente. Questi sono i colori, cioè che fondamentalmente sono bellissimi. Gwenda, perché mi sei dando i bacini? Aspetta. Ok, questi sono i colori. C'è anche lo specchiettino. Poi praticamente si muove così da un lato. E abbiamo il blush. Grazie mille Mac, guardate che carini. Ma quindi piacciono molto. Eh sì, ti piacciono, bambina. Tanto vince lui, figurati. Eh sì, hanno eliminato Bionda. Ecco. Resterò senza lui. Con le gambe. Un giorno. Quindi, detto ciò, io sono pronta a darvi la buonanotte. Penso mi farò una maschera e andrò a dormire. Grazie per essere stati con me in questo vlog. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto. Ciao.